Ma ciclovia dei parchi, noi contiamo di entrarci come ciclopedonale della Val di Neto in questo circuito, perché credo che sia una forma turistica che è diventata ormai diciamo un'offerta imprescindibile. Una regione come la Calabria credo che abbia le condizioni necessarie per poterlo fare. Noi aspiriamo così a entrare, anche perché con questo progetto la Calabria ci ha scelto per rappresentarli agli Oscar per il cicloturismo italiano, quindi parteciperemo, e quindi per noi è un grande onore, io e gli altri colleghi sindaci, poter debuttare con questa ciclopedonale rappresentando la Calabria agli Oscar del turismo. È vero, il tratto identitario in questo caso è il fiume Neto, quindi risale da Strongoli, nasce lì in Sila e scende giù a valle, e racchiude dei comuni che tempo addietro, anche durante la festa dei popoli, abbiamo messo insieme come associazione, no? È un po' difficile fare un'unione dei comuni perché le questioni burocratiche sono un po' più difficili per seguire un risultato del genere, ma questo non ci impedisce comunque di metterci insieme, e la realizzazione di questo progetto credo che sia la prima volta che sei comuni tutti assieme di una provincia piccola come quella di Crotone realizzano un'opera mettendo insieme un unico progetto. Quindi questo è il vero messaggio che esce oggi da questa giornata, quella di essere riusciti a mettere insieme sei comuni per proporre un unico progetto. Si sarebbe potuto frazionare in sei interventi, invece credere soprattutto che la collaborazione, l'unione dei comuni limitrofi possa essere un vantaggio anche per le comunità, credo sia il segnale più importante che le amministrazioni di Caccuri, Belvedere, Santa Severina, Rocca di Neto, Strongoli e Scandale hanno messo insieme per dare l'immagine concreta che insieme si possono costruire dei percorsi unitari. Assolutamente sì, perché si può passeggiare con un percorso molto dolce dove non ci sono saliscendi, per cui è possibile anche alla persona un po' più avanti con gli anni poter percorrere dei tratti, poi fermarsi perché ci sono delle panchine e ci sono anche delle zone di avvistamento, perché noi siamo in un'area protetta, un'area di interesse comunitario, una zona di protezione speciale dove nidificano specie rare di uccelli che altrimenti andrebbero in estinzione. Quindi credo ci siano tante cose da vedere, un percorso che presenta tante caratteristiche storiche, turistiche, sportive, naturalistiche, paesaggistiche e ambientali. Quindi credo che sia veramente solo e soltanto da visitare, ecco, no? In bici o a piedi, ma credo ne valga la pena.